Buonasera ragazzi, ben trovati, come sempre al solito appuntamento con le dirette, quella là simpatica, quella là che ci facciamo compagnia senza diciamo troppe cattivere, ci divertiamo, non pensiamo a tante cose brutte e ci rilassiamo un po'. Come vi ho annunciato sulla mia pagina, questa sera faremo un piatto dedicato al principe della risata, il mitico Totò, e sono gli spaghetti alla Gennaro. È un piatto antico della tradizione napoletana e lui amava mangiare questo piatto, quindi lo possiamo trovare anche nei libri di cucina dove si parla di questo piatto. Allora io voglio mostrarvi gli ingredienti. Come avete ben pensato, sicuramente un piatto povero. Gli ingredienti sono spaghetti, del pane raffermo, pane cafone, qualcosa, quello che intanto stanno iniziando a collegarsi tante persone, alici dissalate, qualche filetto va bene, poi ho scritto gli ingredienti sopra in descrizione: basilico, origano, aglio o l'extravergine di oliva. Se sotto noterete di attiva le notifiche, potete attivare le notifiche così quando farò una diretta e vi arriverà direttamente la notifica. Intanto ho messo già la pentola sul fuoco, l'acqua bolle e già l'ho salata. Allora, iniziamo a riscaldare una padella. La prima cosa che bisogna fare per fare questo piatto è quello di aromatizzare un po' il pane. Gli andiamo a strofinare un poco d'aglio sopra. Così, e ci facciamo un sapore, capito? Facciamo prendere quel sapore di aglio che non guasta. Se avete domande potete chiedere tranquillamente. Qualcuno che saluta. Saluto a tutti ragazzi, poi leggerò i commenti man mano, ne leggeranno. Allora vado ad aromatizzare un po' il pane con un mezzo spicchio d'aglio. Poi in una padella faccio riscaldare un filo d'olio extravergine. Questa è proprio la prima cosa che bisogna fare. E faccio rosolare un aglio. Intanto mi vado a tagliare il pane a pezzettini. Potete spezzarlo anche con le mani, la tradizione è proprio quella di spezzarla con le mani così, però noi andiamo a tagliare a tocchettini. Tagliamo il pane a tocchetti. Ragazzi, condividete tanto il video, mi raccomando, che vi salvate questa ricetta. Questa è una ricetta della tradizione antica napoletana, quindi è una ricetta molto interessante, povera, però spettacolare. Sono sempre quelle là più buone, le cose semplici sono sempre quelle là più buone. Allora, vado a tostare il pane, lo tostiamo nell'olio insieme allo spicchio d'aglio. Facciamo prendere il sapore. Bella, deve diventare croccante, deve essere bello bruciacchiato. Questo è anche un modo per riciclare il pane. Se avete qualcosa da chiedere potete scriverlo nei commenti. L'aglio lo vado a rimuovere perché ha fatto il suo lavoro. Mezzo spicchio d'aglio. E faccio tostare il pane. Bella fiamma alta questo, questa procedura l'ho fatta a fiamma alta. Allora, per chi si è collegato adesso, stiamo facendo gli spaghetti alla Gennaro, un piatto povero della tradizione napoletana.
È il piatto preferito di Totò, quello là che lui si dice che lui se lo preparava quando stava sul set che faceva le scene, si prendeva quella pausa e con un fornellino si preparava questo piatto che gli piaceva tanto. E ripeto gli ingredienti: spaghetti, alici, dissalate, basilico, origano, aglio e pane raffermo che viene tostato e aromatizzato con l'aglio. Una volta che il pane ha preso la sua croccantezza, andiamo a calare gli spaghetti, così ci troviamo un po' con i tempi. L'acqua già bolle, spettacolare, ragazzi. Allora, Gianni Marino ti chiede che piatto è? Questo è il spaghetti alla Gennaro, che è un piatto antico della tradizione napoletana che si fa con pane raffermo, origano, alice dissalata, basilico. Una cosa, una roba tremenda. Che tu dico a fa? Allora, il pane è bello, bello croccante, croccante, bruschettato. Non so se si riesce a sentire. Bello, perché poi assorbe quell'olio che ci mettiamo, il sapore dell'aglio lo mettiamo da parte, che ci servirà dopo. E nella stessa andiamo a girare un po' di spaghetti. Adesso nella stessa padella facciamo questa cosa qua. Filo di olio extravergine, sempre spicchio d'aglio, e lo lasciamo un po' rosolare. Ragazzi, condividetela questa diretta perché è una ricetta antica, non difficilmente si fanno poi queste ricette in casa, sono state dimenticate, quindi è bella da scoprire. Una volta che l'aglio sta rosolando, quasi quasi rosolato, mettiamoci le acciughe, così, o intero o tagliate a pezzettini, come vi piacciono. Poi queste qua ci aggiungiamo un po' d'acqua. Guardate qua, fiamma alta, questa procedura la facciamo a fiamma alta e poi la andiamo a schiacciare, perché chiedono se aggiungi un po' di peperoncino. allora la ricetta vuole che il peperoncino non viene aggiunto, ma secondo me ci sta bene. Chi la cucina è proprio bella per questo, perché poi ognuno se la personalizza a modo suo, è bello proprio per questo. Guardate qua le alici come si sono spappolate, perché non deve rimanere niente, deve restare soltanto il sapore. Il pane ce l'abbiamo già pronto, la pasta siamo quasi in cottura. Ecco, praticamente questa storia dice che, per chi si è collegato adesso, dice che Totò questo piatto ci piaceva tanto. Questa è una cosa che l'ha raccontata sua figlia in un libro di cucina, e dice che era pazzo di questo piatto, gli piaceva tanto perché è un piatto povero della cucina napoletana e all'epoca lui se lo faceva sul set. Ragazzi, condividiamolo questa ricetta, dai. La pasta sta cuocendo, mancano 2-3 minuti. Intanto prendiamo una parte di pane. Questa è una cosa che faccio io. Se essendo croccante, io la vado poi a, guardate qua, la vado a sminuzzare. Ok? La vado ancora a sminuzzare perché una parte la sminuzziamo. Questa è una cosa che faccio io però.
E una parte la metto intera. Chiedono si fa in bianco senza pomodoro? Senza pomodoro, senza pomodoro. Questa viene in bianco, così. Ecco qua. Allora, una parte l'ho sbriciolata, un po' più piccola, per dargli un po' delle misure diverse, perché poi la mettiamo un po' dentro e un po' sopra per decorazione. Quando si asciuga l'acqua ne aggiungiamo un altro poco. Ecco qua, un piatto semplice. Mi spezza anche un pochettino di basilico, che deve un poco deve essere spezzato con le mani, e poi un altro poco ce lo mettiamo dentro. Quando la pasta poi è al dente, passiamo alla procedura finale. La scoliamo, però scoliamola così, non buttiamo l'acqua di cottura, conserviamola perché ci servirà. Fiamma alta e andiamo a scolare la pasta in padella. Una cosa molto semplice. Al dente, guardate, al dente. Perché poi vado a terminare la cottura qua dentro. Sì, è un bello piatto, ragazzi. Saporito, bello. Ricordi di una volta. Fiamma alta e iniziamo a mantecare. Già inizia poi l'amido della pasta, si rilascerà, la pasta rilascerà l'amido e verrà anche un po' cremoso. Già profumo dell'acciuga, profumo d'alice, bello. Aggiungo altro poco d'acqua di cottura. Facciamo cuocere così, facciamo questo movimento qua. Giriamo sempre e man mano che l'acqua si asciuga ne aggiungiamo un altro poco. Perché la pasta si scola al dente? Proprio per questo. Perché poi dobbiamo terminare la cottura nel sugo, così si legherà tutto. Io sale non ne ho messo nel sugo, perché comunque l'acciuga c'è salata, ma la pasta l'ho salata leggermente, perché comunque ci vuole sempre un po' di sale nella pasta. Questa è la mantecatura, così si va a mantecare la pasta, si va a legare al sugo, sennò viene molto scivolosa. Ragazzi, il mitico Totò, bellissimo, personale. Io purtroppo non ho avuto l'onore di vivere quei tempi, ma qualche film che ho visto non ne nascono più. È bello Totò. Allora, intanto io mi preparo anche il piatto che lo mettiamo qui, che poi fra poco andiamo a impiattare. Lo vado ad assaggiare. Chiedono se gli spaghetti sono di grano duro o trafilati al bronzo. Sono spaghetti trafilati al bronzo, questi qua. Quelli là che ho usato io sono questi qua, poi potete usare quelli che volete. Bello. Lo so già. Chiedono di ripetere che cosa ne scuole la padella. Sì, ma vi ripeto tutto, c'è Alessia che vieni. Allora, il procedimento ve lo ripeto, la pasta è quasi pronta, un altro proprio 30 secondi.
Allora, il procedimento ve lo ripeto. Ho tagliato il pane era a fermo, l'ho fatto tostare in padella con un filo d'olio extravergine e uno spicchio d'aglio, poi l'ho tolto, l'ho tagliato, qualcuno un po' l'ho sbriciolato e nella stessa padella ho aggiunto un filo d'olio extravergine, ho rosolato un altro po' d'aglio e ci ho messo le acciughe dissalate che poi si sono sciolte. E poi ho cotto la pasta e ho terminato la cottura nel sugo, perché guardate qua che cremina che è venuta, guardate com'è bello, cremosissimo, bello cremoso. Allora, poi ci andiamo ad aggiungere, quasi al termine, un po' di origano, un pochettino di origano. Profumato, poi ci metto un altro filo d'olio, spengo, bellissimo, un po' di basilico spezzato così dentro. Un po' di pane dentro così, messo così, quello là più frantumato. Cioè si sente poi quella crosticina croccante. Ci siamo quasi ragazzi, dobbiamo solo impiattare. Ma ci sta qua il maestro qua. Ok. Mamma mia, ecco tutto che fa. Il mitico Totò qua si sarebbe leccato i baffi. Come lo facciamo il piatto? Abbondante o gourmet? Allora, facciamo l'abbondante, vai tu. Bello. Ci vogliono 100 grammi minimo, minimo proprio, un pochettino di sughetto sotto che è rimasto. Cosa si può mettere al posto dell'origano? Al posto dell'origano ci puoi mettere un po' di pepe, ci puoi anche non metterlo, come preferisci. Poi ci vado a mettere qualche crosticina di pane, questa qua intorno così. Mamma mia, che tutto che fa. Un altro pochino di origano sopra. Piatti poveri, con materie prime semplici, però bellissimo, fanno veramente da leccare i baffi. Poi un po' di basilico, qualche fagiolina sopra. Mamma mia, ecco tutto che fa. Eccoci qua, il piatto è pronto. Facciamo pure la prova dell'assaggio, ve lo voglio mostrare più da vicino. Da vederlo, guardi, spaghetti alla Gennaro, piatto di preferito di Totò, bello, fatto del pane, proprio ancora più bello. Facciamo la prova dell'assaggio, cioè è bello anche sentire il profumo prima di, bellissimo. Voglio che tu dica fa, mamma mia.
fatelo ragazzi, condividete questa ricetta così ve la salvate. Cioè questi piatti io li metterei nel ristorante, vedi tu, c'è una mettere, che sono buono. Perché non li tengono? Perché non li mettono più nel ristorante questi piatti? Basta, se no me lo mangio tutto. Come sempre voglio ringraziarvi per essere stati in tanti presenti. Grazie per tutto il sostegno, spero che siete stati bene questa sera. Abbiamo passato una mezz'oretta, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un piatto semplice, saporito, e ci saranno ancora altri appuntamenti. Ragazzi, seguitemi, attivate le notifiche sotto, che vi arriveranno le notifiche. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima ricetta. Un abbraccio forte a tutti. Ciao.